contributo del presidente a questo punto del Consiglio regionale nella persona del dottor Pagliarazzo ha determinato che noi per il terzo anno di seguito rifacessimo la settimana marsicana, quindi sinergia tra associazioni, presidente del Consiglio regionale e amministrazione comunale di Avezzano naturalmente. Un'amministrazione che è stata partecipe con addirittura la richiesta di apertura della settimana che avrà inizio il 30 con un personaggio che per la Marsica vuol dire tanto ma anche per la nazione. Assolutamente sì, e questo il merito se lo deve prendere soprattutto il sindaco, il dottor De Angelis, che è stato proprio lui la persona che ha organizzato sia l'evento che riguarda il dottor Letta ma la sera la fanfara dei carabinieri, sono stati eventi da lui proprio curati. All'interno di questa sala dell'emiciclo riconsegnata alla collettività, come Palazzo e Villa Torlonia saranno riconsegnate alla collettività e ne usufruiscono già da adesso, ma quando sarà completato il progetto sarà una cosa molto più importante. Proprio per far capire questo valore importante sia delle iniziative che si organizzano nel nostro territorio marsicano, ma anche e soprattutto per far conoscere Villa e Parco Torlonia a tutti gli abruzzesi, ma anche ai cittadini delle regioni oltre l'Abruzzo, questa conferenza organizzata qui all'interno del Consiglio regionale con la stampa importante come la vostra e le altre renderanno noto ciò che viene fatto lì all'interno. La prologo la settimana marsicana oltre la frontiera marsicana. Sì, era in parte anche una scommessa, valicare i confini del nostro territorio per andare oltre, per dire che la Marsica c'è, che ha un rappresenta un valore assoluto per il nostro Abruzzo e che non presenta attività di natura folclorica ma attività proiettate nel futuro. Ci tengo a dire che gran parte, una delle parti più qualificanti delle nostre attività riguarda i bambini e i ragazzi, quindi c'è davvero una proiezione nel futuro, c'è la volontà di fare di questo territorio un'area importante della nostra terra abruzzese. È stata un'intuizione lungimirante ma anche coraggiosa quella di scegliere il Palazzo dell'Emiciclo del Consiglio regionale con sede all'Aquila per promuovere la settimana marsicana. Credo che qualche anno fa non sarebbe stato neanche ipotizzabile una scelta del genere, invece oggi è un'intuizione importante perché va in quella direzione a cui dobbiamo tendere tutti noi amministratori e tutte le comunità locali diciamo della provincia di L'Aquila, e cioè uno scambio di relazioni continuo, reciproco e diciamo di complicità per poter crescere tutti insieme e soprattutto a livello culturale. La settimana marsicana è il momento cruciale della nostra città, dell'estate avezzanese, ma come dice la nomenclatura anche dell'estate marsicana.